grazie mille, ringrazio innanzitutto dell'invito, è un piacere essere qui a parlare di immigrazione. Allora, io insegno economia, quindi ho cercato di fare una. Mi sono chiesto di parlare di immigrazione e mercato del lavoro, di restringere il tema dell'immigrazione è un tema amplissimo. Io parlerò di un argomento molto specifico che è quello del mercato del lavoro. E l'idea, discutendo con Gian Domenico, cercherò di darvi degli elementi su cui discutere, cercherò di darvi un senso di dove sono almeno gli economisti nel dibattito su quali siano gli impatti dell'immigrazione sul mercato del lavoro, e da lì poi possiamo partire nella discussione invece su più di politica. Fatemi una domanda, un chiarimento durante e invece il dibattito verso il fondo. E mi concentrerò molto sull'impatto dell'immigrazione sul mercato del lavoro, parlerò dei benefici economici dell'immigrazione, parlerò dal punto di vista invece alla fine del migrante, parlerò brevemente di quello che sappiamo dell'integrazione nel mercato del lavoro e poi delle brevissime conclusioni. Se posso anticipare quello che vi racconterò è che dal punto di vista delle politiche, del dibattito politico, il succo di questa mia presentazione che vi do subito è che non c'è nessun motivo dal punto di vista del mercato del lavoro per sostenere tesi fortemente contro la migrazione, quindi qualsiasi dibattito politico, spero che questa mia slide vi aiuti. Per sapere che non c'è nessun fondamento sul fatto che ci sia un fortemente negativo di migrazione del lavoro. Quindi il dibattito sulla migrazione si gioca in altre sfere, magari lo rimandiamo più tardi a questa giornata. Ok, brevemente per introdurre l'argomento, sappiamo tutti che i migranti non hanno un modo di ottima sana, questo non è solo l'Italia, comune, e in paesi europei, paesi ossi, agli Stati Uniti. Chiaramente il tema dell'informazione, l'assenza di informazione, della disinformazione gioca un ruolo importante. Una statistica che inizierò con i miei grafici, fermatemi anche qui se diventano troppo, spero di usare grafici relativamente semplici. Insomma, una regolarità statistica che si trova in qualsiasi inchiesta si faccia, banalmente se si chiede alla gente quanti sono gli immigrati nel tuo paese, sono troppi, ce ne sono troppi, ma se si chiede quanti sono, sistematicamente in qualsiasi inchiesta venga fatta in qualsiasi paese del mondo, si trova che chiunque, i cittadini in media, sovrastimano pesantemente la presenza di immigrati. Quindi il modo in cui si legge questo grafico è sull'asse degli X c'è la realtà, quanti sono gli immigrati in un paese, sull'asse degli Y c'è la percezione, quanti immigrati la gente pensa che ci siano in un paese, la linea rossa è la linea dei 45 gradi, quindi delle quality. Se tutti fossero informati i punti sarebbero sulla linea, il fatto che tutti i punti si trovano sopra la linea vuol dire che le percezioni sovrastimano fortemente la realtà. Prendiamo l'Italia, in media, in questa intervista del 2015, gli italiani pensano ci sia quasi il 30% di immigrati nell'Italia, e corrisponde questo a un 10% effettivo. Quindi c'è molta disinformazione, ci sono opinioni contrastanti, per esempio sul commercio internazionale e l'immigrazione, che dal punto di vista degli economisti, non ne discuterò molto, sono due fenomeni molto legati e molto simili, ma anche qui questa è la percentuale di gente non in favore di trade, in favore dell'immigrazione. Anche qui in tutti i paesi, paesi OCSE, paesi del mondo, sistematicamente i cittadini sono più a favore di avere più apertura al commercio internazionale, ma molto meno ad avere apertura all'immigrazione. Quindi c'è un'austerità che ha a che fare almeno in questi dati, non tanto con la globalizzazione per sé, ma con la presenza degli immigrati.
ancora altri dati si potrebbero introdurre. Il grafico è sempre simile. In questo caso guardiamo sempre con dati piuttosto recenti, guardiamo alle percezioni su undocumented migrants, quindi gli immigrati senza documenti e gli immigrati con i documenti, quindi regolarmente presenti. Anche questo grafico permette di confrontare quanto la gente, guardiamo la prima domanda, quanto sei preoccupato, quanto ti preoccupa la presenza degli irregolari rispetto ai regolari. Di nuovo, tutti i punti sono sopra la linea dei 45 gradi, che vuol dire che la gente è molto più preoccupata. Quasi il 90% degli italiani dice di essere preoccupata dagli irregolari, il 40% dai regolari. Quindi, comunque la gente riporta l'immigrazione come un problema preoccupante, ma per gli irregolari lo è ancora di più. E le solite domande sono: gli immigrati sono un peso per il welfare, sono causa di crimine, e anche qui c'è una grossa preoccupazione. La metà degli intervistati sempre riporta una preoccupazione riguardo all'abuso del welfare, riguardo al crimine, e chiaramente questa preoccupazione è più forte sistematicamente rispetto agli immigrati regolari, il che anche qui non vuol dire che ci sia. Appunto, queste sono percezioni, non vuol dire che la realtà vada assolutamente in questa direzione. Se vogliamo pensare al welfare, ovviamente la realtà non è questa. Gli irregolari, per definizione, hanno o zero, ovvero un accesso molto limitato al welfare, quindi nonché, per definizione non sono un peso sullo stato sociale. Ciononostante, le percezioni vanno in una direzione opposta. Qual è l'impatto? Diciamo, molto del dibattito sull'immigrazione gira anche nel dibattito attuale in Italia, per esempio, questa attenzione ai giovani italiani, al futuro dei giovani italiani, e come questo viene contrapposto alla presenza di immigrati, gira sempre intorno a cosa succede al mercato del lavoro, quindi cosa succede all'occupazione e ai salari dei nativi, degli autoctoni, dei cittadini, quando arrivano gli immigrati. Le risposte della politica sono sempre molto, molto semplici, la realtà della ricerca è molto più complessa. Quindi, diciamo, la letteratura amplissima che inizia negli anni 80 e che ancora, come vedete, non ha ancora una risposta. Quindi, non c'è, gli economisti non hanno risposte precise, hanno tante risposte molto utili per il dibattito, non ne hanno una precisa. Ci sono dei problemi di. Questo magari vi annoierò un pochino, ci sono dei problemi tecnici nel cercare di capire, non è così semplice cercare di capire cosa succede, c'è un arrivo di immigrati, cosa succede ai salari, cosa succede all'occupazione. Il modo in cui lo vorremmo fare, rispondere a questa domanda, dovremmo fare questo esperimento mentale, prendiamo due regioni, A e B, allochiamo degli immigrati in una regione, queste due regioni sono all'inizio identiche, poi mettiamo gli immigrati in una regione, confrontiamo i salari, aspettiamo 6 mesi, 1 anno, 2 anni, confrontiamo i salari e il tasso di occupazione di queste due regioni e vediamo se differiscono, in che direzione, e in questo modo potremo rispondere a questa domanda. Di fatto, ovviamente, noi non possiamo decidere dove collocare gli immigrati, non possiamo fare questo esperimento mentale, quindi se vogliamo rispondere seriamente a questa domanda, dobbiamo lavorarci molto di più. La direzione in cui va la ricerca economica è quella di confrontare, abbiamo tante regioni, tutte le regioni hanno degli immigrati, quello che possiamo fare è confrontare cosa succede al salario, all'occupazione in regioni che hanno più immigrati di altre. E quindi guardiamo, ovviamente sfruttiamo il fatto che c'è una diversa intensità migratoria e possiamo cercare di vedere se le regioni che hanno più immigrati hanno salari più bassi o hanno avuto riduzioni nei salari, per esempio, in conseguenza dell'immigrazione. Il problema è che come mai certe regioni hanno più immigrati di altre? Non c'è niente di casuale in questo. Ovviamente gli immigrati scelgono dove andare e di fatto, per quanto nel dibattito politico questo effetto negativo sui salari sia sempre dato come ovvio, gli immigrati vanno ovviamente, sono più mobili, sono appena arrivati nel paese, hanno meno vincoli dei nativi e quindi vanno nelle regioni dove c'è più lavoro, questa è un'ovvietà. E quindi se noi prendiamo qualsiasi paese, confrontiamo i salari, l'occupazione e guardiamo a quanti immigrati ci sono, troveremo sempre questa correlazione positiva, dove ci sono più immigrati, i salari sono più alti, l'occupazione è più alta. E che ovviamente non vuol dire che gli immigrati riducono la disoccupazione o
gli aumenti dei salari, però non vuol dire neanche, insomma, chiaramente vuol dire anche che non è così ovvio che aumentino le disoccupazioni e riducano i salari. Anche se avessimo dati più e ce li abbiamo, possiamo seguire le stesse regioni, le stesse province, le stesse città nel tempo, in tutti i paesi europei, negli Stati Uniti, e possiamo vedere se le aree dove arrivano più immigrati hanno subito delle riduzioni dei salari o degli aumenti nella disoccupazione. Questo possiamo farlo empiricamente, anche questo non è detto che risponda alla domanda, perché anche qui probabilmente tenderemo a trovare una correlazione positiva. Le aree che hanno avuto degli shock positivi, degli shock economici positivi, quindi sono cresciute, hanno avuto una riduzione della disoccupazione, un aumento dei salari, avranno attirato più immigrati, quindi due fenomeni si muovono nella stessa direzione, senza che questo provi che gli immigrati hanno fatto benefici sul mercato del lavoro, ma nemmeno e non escludo la possibilità che abbiano un effetto negativo, perché può essere che le regioni che hanno avuto più immigrati sarebbero cresciute di più se ne avessero ricevuti meno. E quindi questo dal punto di vista proprio della ricerca non è una domanda non ovvia a cui rispondere, e adesso non voglio tediarvi troppo. Il problema che noi diciamo che su cui il mio lavoro, per esempio, di ricercatore gira intorno è la mancanza del controfattuale, che vuol dire noi osserviamo la Lombardia oggi, sappiamo i salari, sappiamo l'occupazione, vorremmo osservare la Lombardia con un livello diverso di immigrazione. In questo modo potremmo confrontare cosa davvero succede ai salari, all'occupazione, alla disoccupazione, alla partecipazione al mercato del lavoro. Quindi vorremmo osservare la stessa regione in questo controfattuale, in questo mondo parallelo in cui lo stock di immigrati fosse rimasto invariato, per esempio, rispetto all'anno precedente. E a quel punto, appunto, potrei confrontare le due cose e dare la risposta finale a qualsiasi domanda, potrei guardare qualsiasi gruppo della popolazione e vedere esattamente cosa è successo con l'arrivo degli immigrati. Questo appunto non è ovvio e c'è tutta una complessità di econometria di cui non vi dirò nulla, se non parlarvi di casi forse più intuitivi. Sono qualcosa che la ricerca ha usato, sono i cosiddetti esperimenti naturali. L'idea di un esperimento naturale è cercare un evento politico, naturale, storico, che generi uno spostamento improvviso di immigrati che arrivano in una certa area del paese, in modo inaspettato, in modo non pianificato, e a quel punto questo crea una sorta di esperimento. Possiamo vedere cosa questa città ha ricevuto un influsso di immigrati improvviso e questa città invece non l'ha ricevuto. Possiamo vedere, andare a confrontare le città e cercare di capire cosa davvero succede quando arrivano gli immigrati. L'esperimento naturale più famoso con cui di fatto la letteratura dell'analisi degli effetti di immigrazione è partita è, perché ha visto, immagino tutti voi, Scarface, è The Marriott Boatlift. Che cos'è il Marriott Boatlift? È un evento avvenuto nel 1980. Il governo cubano all'improvviso autorizzò chiunque volesse lasciare Cuba a farlo, e partendo dal porto di Mariel. Con questa improvvisa, questa è una decisione politica improvvisa, in quel momento si stima che 125.000 cubani lasciarono Cuba, la città più vicina a Cuba, via mare, Miami, e quindi questi 125.000 cubani all'improvviso arrivarono a Miami, e appunto la Scarface parla anche di quello, e il 50% dei marielitos cosiddetti si stabilì a Miami, arrivano a Miami c'era già una comunità cubana e si fermano lì. Quindi questa è un po' la direzione di questi esperimenti naturali. All'improvviso Miami ha un aumento della forza lavoro del 7%. E il numero di cubani aumenta del 20% nell'arco di pochi mesi. Quindi se c'è una situazione, pensiamo appunto
normalmente, pensiamo alla storia migratoria dell'Italia, ci vogliono anni e decenni per avere un aumento del genere della forza lavoro con sbarchi immigrati. Qui invece avviene in pochi mesi. Quindi se c'è un posto dove andare a cercare un effetto negativo dell'arrivo degli immigrati, un posto e una situazione è chiaramente questa dovrebbe essere la situazione migliore dove poter osservare questo chiarissimo effetto negativo su salari e occupazione di cui si parla tanto nel dibattito politico. Appunto, ci furono, appunto, questo ne ho già parlato, un evento appunto imprevedibile, esogeno, concentrato nel tempo. Ci furono conseguenze, appunto, il film di Scarface parla di questo, ci fu un incremento degli omicidi del 50%, si discute anche se Fidel Castro lasciò questi Marilitos, mandò una serie di criminali e aprì le prigioni per liberarsi, se ne discute. Però torniamo al mercato del lavoro. C'è un primo paper che appunto che ha dato i natali, diciamo, alla letteratura sull'impatto dell'immigrazione, che è un paper del 1990 di David Card, che è un professore a Berkeley, uno dei padri contemporanei dell'economia del lavoro, e quello che lui fece semplicemente appunto a questo esperimento c'è Miami, ci sono altre città simili, Atlanta, Houston, Los Angeles, Tampa, San Petersburg. A Miami arriva all'improvviso questo influsso di cubani e nelle altre città no. L'idea è semplicemente, questo si chiama difference in difference in econometria, ma vuol dire semplicemente posso confrontare cosa succede a Miami prima e dopo questo arrivo di cubani e posso vedere cosa succede nelle altre città. Quello che se c'è un effetto negativo dovrei vedere che a Miami i salari sono diminuiti, dovrei vedere che la disoccupazione è aumentata e quello che lui trova è nulla. Anche in un contesto così appunto dove probabilmente tutti noi ci aspettiamo di trovare un effetto negativo, non trova nulla nei dati, non trova nessun effetto negativo significativo, robusto, nemmeno per i gruppi che sono più esposti alla concorrenza dei nuovi immigrati cubani, quindi come gli afroamericani, per esempio. Graficamente, usando questo semplicemente, questo è un appunto, la linea, questo è un grafico dell'andamento dei salari. Ah, si è spento, ottimo, al momento di questo. Sì, intanto ve lo racconto. Semplicemente il grafico fa vedere l'andamento dei salari, e ovviamente c'è questo shock del 1980 con l'arrivo di Marielitos. Se l'arrivo di questi 125.000 cubani ha un effetto deprimente sui salari e sull'occupazione, dovremmo vedere i salari scendere subito dopo l'arrivo quindi subito dopo il 1980. E questo, come potete non vedere, non si vede assolutamente nei dati, anzi c'è una non si vede nessuna discontinuità, nessun salto, nessun crollo nei salari. Era un periodo diverso. Come? Era ambientato negli anni 80, '80, sì, assolutamente. il periodo sfrenato era dopo. C'era un attimo Dopo c'era. Ma se aspetto si riaccende, vado. Sì, Ah, ok, stanno partendo. Non so come mai, ma capita iterativamente che si spegne e si riaccende. Sì. No, senz'altro, questo è un evento degli anni 80 negli Stati Uniti, in Florida, Miami, e quindi dopo possiamo discutere sia l'effetto di che implicazioni ha questo per l'Italia del 2018. Il punto è che chiaramente la ricerca si fa andando a vedere episodi, vedere se in episodi come questo cosa è successo, troviamo un effetto negativo, ma adesso vi farò vedere che in un secondo che si può trovare benissimo anche un effetto negativo. Quindi questo è quello, diciamo, la prima ricerca non trova nessun effetto. Questi sono sempre lo stesso, ovviamente l'andamento dei salari c'è una tendenza negativa, perché questi sono salari degli unskilled, e quindi ci sono dei cambiamenti strutturali nel mercato del lavoro negli Stati Uniti che portano a un abbassamento dei salari dei lavoratori non qualificati, però c'è un trend negativo che precede chiaramente l'80, quindi non ha nulla a che vedere con la decisione di Castro di liberare
in questo gruppo di Maria Litos, non si vede assolutamente un crollo nei salari immediatamente dopo l'arrivo dei Maria Litos. Si vede anzi che, diciamo, i salari salgono un pochino rispetto al trend negativo che avevano. Se guardiamo soltanto agli uomini, soltanto agli ispanici non cubani, soltanto a quelli relativi all'età centrale, quindi tra i 25 e i 59, ugualmente c'è un sacco di variazione, ma non si vede niente che sembri un crollo nei salari dopo il 1980. Quindi da allora, quindi questo primo paper apre la letteratura e semplicemente fa un punto molto semplice, dice non è così ovvio che l'arrivo di immigrati abbia effetti così negativi sul mercato del lavoro. In questo caso non si riescono a vedere. Da lì è iniziata una ricerca di cui parlerò più tardi, chiedendosi appunto come mai, perché ovviamente qualcosa deve essere successo. E ci sono mille meccanismi di aggiustamento del mercato del lavoro. Uno è che i lavoratori più colpiti da questo arrivo possono essersi spostati, quindi se il lavoratore statunitense che perde il lavoro a causa del cubano può essersi spostato, e quindi io non lo osservo più a Miami e non vedo che c'è stato un aumento della disoccupazione, perché quindi c'è stato un effetto fortemente negativo, ma non lo vedo. Un'altra possibilità è che c'è stato un riaggiustamento. Arrivano i marinitos, i cubani che non parlano inglese, e loro prendono le mansioni più basse nel mercato del lavoro, e questo fa spostare leggermente più in alto i lavoratori non qualificati americani, che sono non qualificati ma perlomeno parlano inglese. Pensate a un ristorante, quindi i lavapiatti, che non ha bisogno di parlare la lingua, arrivano i cubani vanno a fare i lavapiatti, e il lavapiatti americano finisce in sala a servire i tavoli. Questo spostamento fa sì, ovviamente, chi serve ai tavoli, alle mance, ha lo stipendio più alto, quindi l'arrivo dei cubani per quella persona implica un aumento dei salari, perché lo fa spostare in una mansione leggermente, non diventa un ingegnere, ma sale un gradino nella scala dell'occupazione. L'arrivo dei cubani, questo ne parleremo, l'arrivo degli immigrati, gli immigrati consumano bene i servizi, sono consumatori appunto come i nativi, e quindi creano domanda di lavoro, e quindi creano lavori, ovviamente. La domanda è se ne creano abbastanza rispetto a quelli che, tra virgolette, sottraggono o occupano, forse che è più corretto dire. E, o è cambiato il modo di produrre di questo parcello, quindi ci sono più lavoratori maschili, il mio stesso ristorante che prima avevo due camerieri posso averne quattro, e quindi tengo i miei due statunitensi, ne aggiungo altri due che mi aiutano, insomma, quindi faccio una tecnologia più intensive, sì, in termini di lavoro non qualificato. Questo dibattito va avanti appunto dal 90 fino al 2015, questa volta George Borkas, che è un altro padre delle teorie del lavoro, che sta ad Harvard, quindi da Berkeley ad Harvard, stiamo parlando veramente del, almeno per chi crede nella ricerca scientifica, stiamo parlando dei massimi esponenti di quest'area, fa una cosa molto semplice, dice, cambia la definizione di chi è un lavoratore non qualificato. Lui dice, secondo me i lavoratori non qualificati non sono quelli con il diploma di scuola superiore come massimo, che era la definizione, quindi per Card la definizione era fino a chiunque avesse da analfabeta a scuola superiore. Per Borges dice no, secondo me la definizione corretta è da analfabeta a qualcuno che ha interrotto, che non ha completato le scuole superiori, quindi semplicemente li definisce come persone ancora meno qualificate. Banalmente dice andiamo a vedere qual è l'effetto sulle persone ancora meno qualificate. E quello che lui fa, quello che lui trova invece è più in linea con quello che ci aspettiamo. Questo grafico ancora confronta Miami, cioè i salari, l'andamento dei salari, confronta Miami con delle aree intorno a Miami, simili a Miami. L'idea appunto che prima dello shock del 1980 i salari in queste aree erano simili, sono allo stesso livello, poi c'è lo shock a Miami che fa deprimere i salari di questi high school dropouts, quindi gente che non ha nemmeno completato le scuole superiori, e mentre non si vede nessun effetto su fuori dagli alieni, come ti aspetteresti. E quindi Borges conclude che questo lavoro è, insomma, del 2015, attualmente è molto discusso e molto citato dall'attuale amministrazione statunitense, perché viene usato come chiave esempio di un effetto fortemente negativo
da notare non su tutta la popolazione americana, ma solo una sezione particolare dei lavoratori. Infatti di questo poi parleremo, gli effetti dell'immigrazione sono, come quelli commerci internazionali, sono redistributivi, ovviamente, colpiscono, possono, ci sono dei winners, dei loser. Lui pubblica questo paper, gli rispondono di nuovo, questa volta da Berkeley e da Davis, di nuovo dalla California, riprendono i suoi dati, li analizzano, li riguardano e fanno dei cambiamenti e usano un numero maggiore di osservazioni, quindi che è sempre meglio, perché ovviamente fare la media su due persone è peggio che fare la media su 15 persone. Quindi appunto qui è un tema di andare quanti lavoratori possiamo osservare nel 1980 a Miami che sono senza diploma superiore. Nei momenti in cui riaggiustano poi hanno un campione più ampio, non trovano più niente. Quello che non trovano, quindi dividono gente con il diploma e meno del diploma. Quello che trovano è non trovano questo effetto negativo su gente che ha meno del diploma e trovano un effetto positivo su gente con il diploma. Quindi chi ha ragione? Non è un dibattito totalmente aperto, si stanno scontrando ma recentemente sui maggiori quotidiani americani, appunto l'amministrazione cita molto, l'attuale amministrazione cita molto il paper che trova l'effetto negativo e quindi insomma, il dibattito è aperto. Borges, che è un anziano cubano, bisogna contestualizzare, la cui famiglia fuggì prima dell'arrivo di Fidel Castro a Cuba, ha scritto altri due paper dal 2005, sta scrivendo un terzo in cui sistematicamente trova effetti negativi. Quindi insomma il dibattito è apertissimo. La lezione di questo, il messaggio che volevo darvi con queste prime slide, è prima farvi capire magari un po' come non è ovvio rispondere a queste domande e sicuramente capire che anche in un caso come questo, abbastanza eclatante, non è così ovvio osservare effetti fortemente negativi. Quindi anche Borges ci ha messo 25 anni a scrivere un paper in cui trovava gli effetti negativi, nel giro di 6 mesi altri ricercatori ugualmente rispettati hanno confutato le sue tesi, ma non è così ovvio trovare gli effetti negativi. Passiamo a un esperimento più recente. Sì, si è fermato. No, qui posso parlare. Chiarimenti... esperimento più recente, così l'allargamento dell'Unione Europea. Io lavoro in Inghilterra, quindi il tema del Brexit non potevo non parlarne, visto che mi ha colpito personalmente, non solo nel cuore. Brexit, il 1 gennaio del 2004 c'è stato l'allargamento dell'Unione Europea, 8 nuovi paesi membri sono entrati nell'Unione Europea. Ai tempi ci fu un dibattito, i paesi membri, quindi l'EU, 15 paesi membri potevano scegliere se adottare dei periodi di transizione, quindi limitare l'accesso al mercato del lavoro, o permettere l'accesso immediato degli immigrati europei al mercato del lavoro. Il Regno Unito è uno dei pochi che ha aperto immediatamente il mercato del lavoro. L'Italia adottò dei periodi di transizione, per cui i cittadini dei nuovi stati membri potevano entrare ma non lavorare. Invece UK apre immediatamente il mercato del lavoro. Cosa succede? UK apre il mercato del lavoro, quasi tutti gli altri paesi, Germania, Francia, lo chiudono, quindi non permettono immediatamente l'ingresso nel mercato del lavoro e quindi ovviamente gran parte, sostanzialmente dei polacchi, degli immigrati polacchi, vanno verso UK. E UK ha un aumento, il numero di immigrati dell'Unione Europea triplica nell'arco di 20 anni, ma in particolare dopo il 2004. Passano un po' di anni e nel 2016, il 3 giugno, in occasione del mio compleanno, fanno il referendum e decidono che con una maggioranza piuttosto sottile, come sapete, decidono per il leave, quindi decidono di uscire dall'Unione Europea. Il consenso direi che è ampio sul fatto che l'immigrazione ha giocato un ruolo determinante in questo voto, ma allo stesso tempo è tutt'altro che ovvio che abbia giocato un ruolo determinante nell'economia e nella società. Quindi non è
fatto che la percezione di negazione è stata determinante per i voti è ovvio, vi farò vedere un grafico su questo, è molto meno ovvio, vi farò vedere diversi grafici su questo, è molto meno ovvio che ci sia stato un problema effettivo causato da questi immigrati che abbia portato a, in cui io rientro, in cui abbia portato a questa decisione del Regno Unito, dei elettori del Regno Unito. Quindi appunto questa è la storia migratoria del Regno Unito in un grafico, la linea rossa sono gli immigrati non dell'Unione Europea, la linea tratteggiata sono gli europei, appunto come vedete qui c'è l'allargamento, quindi un improvviso aumento, questa è la net migration, quindi è la differenza tra gli arrivi e le uscite, quindi c'è un aumento netto, poi si stabilizza. Facciamo un po' di storia politica del Regno Unito, quando David Cameron vince nel 2010, il Partito Conservatore aveva una piattina nel programma elettorale, c'era la riduzione, c'è una famosa frase di David Cameron poi trascritta nel programma elettorale, la riduzione dell'immigrazione netta del Regno Unito alle tens of thousands, quindi nelle decine di migliaia, dalle hundreds of thousands to the tens of thousands. Cioè quello che David Cameron promette qui nel 2010, con la net migration che è la somma di 200.000 non EU più quasi 100.000 EU, quindi 300.000 persone, lui promette di riportare la net migration alle decine di migliaia, quindi di riportare il paese più o meno qui, negli anni 80, che era negli anni 80 il Regno Unito aveva un'immigrazione delle decine di migliaia. Questa promessa totalmente insensata, non c'è, penso che nessuno in genere voglia riportare il paese indietro sotto i 20-30 anni, sotto nessun profilo a parte quello dell'inquinamento, non so, in genere lui fa questa promessa insensata e da lì anche la sua carriera politica non viene colpita, perché ovviamente questa promessa annienta l'idea che non si possa più controllare l'immigrazione, semplicemente perché ci sia posto un target totalmente assurdo. Dopodiché si accorgono gli inglesi che limitare l'immigrazione europea non c'è modo, appunto io sono libero di andare nel Regno Unito e lavorare lì e vivere lì, fino a che non, a meno che loro riescano a uscire dall'Unione Europea e a cacciarli. Quindi si accorgono di questo e da lì un dibattito, questo come lo conoscerete, che si Cameron lascia la possibilità di fare questo referendum, scommettendo sul fatto che vincesse il Remain, cioè, e invece non è andata così, e il Regno Unito adesso sta discutendo. La migrazione degli europei è scesa, effettivamente. Molti europei se ne sono andati, si vede nei dati, sì, quindi un effetto c'è stato, non so quanto desiderabile. Comunque, lo scontento, questo è un grafico forse non visibilissimo, lo scontento questo è un grafico che riporta sempre sono delle attitudes, delle percezioni su quanto sono preoccupati sull'immigrazione. La cosa interessante, quindi il cerchio rosso è sempre il Regno Unito, li confronta ogni due anni, quindi confronta 2007 con 2009, 2009 con 2011, 2011 con 2013, 2013 con 2015. Quello che si nota chiaramente è che nei paesi europei il Regno Unito per qualche motivo dal 2007 in poi è sempre il più preoccupato dall'immigrazione. Quindi si vede questo, quindi lui era già nel 2007, e è il più preoccupato nel 2009-2011, quindi c'è chiaramente una preoccupazione che cresce in questo paese. Come mai? Andiamo a vedere, appunto, è il mercato del lavoro, andiamo a vedere cosa è successo e cosa hanno fatto questi migranti europei o non europei al mercato del lavoro per creare così tanta preoccupazione nei cittadini inglesi. Questa è evidenza prodotta da degli economisti super mainstream della London School of Economics, che semplicemente prima informazione che danno è che sul livello di istruzione degli immigrati nel Regno Unito, in teoria tutti pensiamo che i paesi siano contenti di ricevere gli immigrati istruiti, perché gli immigrati istruiti portano conoscenze, qualifiche che sono state pagate da altri paesi di cui noi possiamo beneficiare avendoli qui. Quindi in teoria dovremmo essere contenti.
Il Regno Unito ha esattamente questo tipo di immigrazione. Guardiamo solo la prima riga. Questa è la percentuale di persone che hanno terminato la loro istruzione all'età di 21 anni, quindi hanno un'istruzione universitaria o almeno alcuni anni di istruzione universitaria, per i nativi del Regno Unito è il 23%. E gli immigrati è il 43%, gli immigrati dai nuovi stati membri, da Polonia, eccetera, entrati nel 2004, è il 36%, tutti gli immigrati sono il 45%, quindi il Regno Unito riceve un'immigrazione estremamente qualificata, quindi questo non è chiaramente un motivo per giustificare la loro ansia rispetto all'immigrazione. Seguono una serie di grafici, vi spiego prima, che cercano di far vedere cosa succede, guardano tutte le aree del Regno Unito e vanno a vedere cosa succede, vanno a guardare il cambio nel numero di immigrati tra il 2008 e il 2015 e il cambio nella disoccupazione, nei salari, nella percentuale di giovani non NEET, quindi che non stanno né studiando né occupati, né che stanno facendo alcun training, e guardano ai salari dei meno qualificati. Quello che potrete vedere tra qualche istante è che appunto, quindi l'idea sarebbe, che vediamo, ogni punto che vedrete è una local authority, è una zona dell'Inghilterra, e mettiamo a confronto i cambi nell'immigrazione con i cambi nella disoccupazione. Quindi se l'arrivo di immigrati aumenta la disoccupazione dovremo trovare una correlazione chiaramente positiva. Aree che hanno avuto più immigrati dovrebbero avere aumenti della disoccupazione. Per i salari dovremmo vedere una relazione molto negativa, non so se molto negativa, ma negativa. Quindi aree che hanno più immigrati, hanno ricevuto più immigrati dall'Unione Europea, dovrebbero avere salari più, dovrebbero aver avuto riduzioni nei salari medi. Quello che spero vedremo è che tutte queste relazioni sono anche qui assolutamente piatte, cioè non c'è nessuna chiara indicazione che le aree che hanno avuto più immigrati, in questo caso europei, hanno avuto aumenti di occupazione, disoccupazione, riduzione dei salari dei meno qualificati. Forza. Eccoci. Quindi questo è il grafico, questa è la disoccupazione, appunto i punti, non so se ci sono dei punti qui in azzurro chiaro, ogni punto è una zona, sull'asse orizzontale c'è il cambio nella percentuale di immigrati dall'Unione Europea, qui c'è il cambio all'employment, okay? Quindi se l'employment aumenta nelle zone che sono più immigrati dovreste vedere una bella linea positiva che sale così, quindi direbbe chiaramente che dove aumentano gli immigrati c'è un aumento della disoccupazione. Questi sono i salari, dovremmo vedere una bella linea negativa, quindi che va giù, quindi dove c'è più aumento, dove l'immigrazione è aumentata, ci sono posti come potete vedere dove il cambio percentuale di europei dal 2008-2015 è del 14%, quasi del 13%, quindi sono aumenti molto grossi in pochi anni di europei, i salari non sono scesi, anzi in questi punti sono aumentati, sono tutti positivi. Quindi insomma, bottom line, il succo di questa evidenza è che non c'è un'evidenza chiara, nemmeno se andiamo a cercare a guardare i salari reali dei lavoratori meno qualificati. Mi scuso se non ho tradotto tutti i grafici, ma è un lavoro infinito. Quindi, ancora, anche qui c'è stata una decisione in politica molto importante, molto giocata sull'immigrazione, ci sono cittadini inglesi molto scontenti dell'immigrazione, hanno degli immigrati molto istruiti, hanno un tema di immigrazione irregolare molto limitata, hanno ricevuto pochissimi rifugiati. Nella tavola del paese rifugiati, per darvi un numero, se la Germania ha circa 1 milione di siriani, il Regno Unito ne ha 20.000, e sono paesi con lo stesso GDP per capita, insomma, e lo stesso PIL pro capita, quindi sono paesi
Quindi insomma, la crisi dei rifugiati non è arrivata al Regno Unito per diversi motivi che hanno a che fare con la Convenzione di Dublino e come è organizzata la prendita dell'asilo a livello europeo. Quindi, mistero. Mi sono perso di tempo. Quando ho fatto la ricerca, però, dopo. Sì. Certo. Okay. Quindi mi muovo un pochino. Gli immigrati, appunto, quindi non c'è questa evidenza chiara negativa. Gli immigrati accettano salari più bassi, questo è quello che viene spesso ripetuto, la concorrenza sleale che gli immigrati fanno, e questo di fatto è vero. Questo, cioè, un punto generale che io almeno, questo è un punto più, cioè, più di politica di immigrazione, è che se vogliamo combattere una battaglia a favore dell'immigrazione dobbiamo anche sapere quali sono le cose vere che chi si oppone all'immigrazione dice e perché. Quindi il fatto che gli immigrati accettino salari più bassi è ovvio per due semplici ragioni economiche, cioè sono verificate due condizioni: uno, che il livello dei prezzi nel loro paese di origine sia più basso, e due, che loro spendano parte del loro reddito venga speso all'estero. E quindi questo avviene se ci sono rimesse, ci sono familiari all'estero, ci sono vacanze, investimento. Sì. Il mio stipendio in sterline, ovviamente io ragiono sempre in quello che io posso comprare in Italia, e quindi può essere che io accetti un salario più basso di un mio nativo, di un inglese, perché parte del mio salario lo spendo poi d'estate in Italia, che ha dei prezzi più bassi. Quindi questo è vero che accettano salari più bassi. È vero anche che ci sono aspetti legislativi, istituzionali che portano che precarizzano gli immigrati, che hanno a che fare per esempio con la durata del permesso di soggiorno, durata limitata del permesso di soggiorno, vincolare la residenza al contratto di lavoro, che riducono la forza lavorativa degli immigrati. E quindi questo fa sì che non possano chiedere salari, siano costretti in questo caso a chiedere salari più bassi. E se davvero appunto si vuole ridurre la concorrenza sleale, tra virgolette, sempre lamento perché non è un termine che io riconosco in alcun modo, si può chiaramente intervenire sugli aspetti legislativi e sull'integrazione. C'è molta evidenza che i migranti più integrati investono, spendono e pensano di rimanere, spendono più reddito nel paese ospitante, e quindi anche le loro richieste salariali si approssimano a quelle dei nativi. Quindi se questo è un... Come si spiega l'assenza di effetti? Quindi c'è una domanda più teorica, perché il messaggio che non vi sto dicendo che gli immigrati non hanno effetti negativi, ma vi sto dicendo che è difficile vederli e non è così ovvio vederli. Quindi come mai? Il punto è che il mercato del lavoro è più complesso di quello delle patate. Quindi se io aumento l'offerta di patate a Milano, la raddoppio in un giorno, il prezzo delle patate andrà giù. Può aumentare quello del ketchup, degli hamburger, perché sono beni complementari, ma insomma gli effetti sono più ovvi da intuire. Il mercato del lavoro ha molti più margini di aggiustamento e ha effetti redistributivi. E quindi e su questo tutti gli economisti sono concordi: quanto più un cittadino nativo, diciamo un autoctono, un cittadino del paese ospitante è simile in qualifica e competenza a un immigrato, tanto più alto è il rischio che subisca una competizione. D'altro canto, quanto più i nativi sono diversi in termini di qualifica dagli immigrati, tanto più possono beneficiare per complementarietà. Quindi il solito esempio appunto, se io faccio italiano, faccio le pulizie, ovviamente l'arrivo degli immigrati che fanno le pulizie chiaramente entrano in competizione con me. Se io invece sono un dentista, avrò qualcuno che mi fa le pulizie a un prezzo più basso, quindi c'è una complementarietà con me. Quello che chiaramente è una sciocchezza dal punto di vista economico è quella che viene chiamata la lump of labor fallacy, cioè l'idea, questa idea ripetuta, questa di rubare il lavoro, l'idea che ci siano 100 lavori e che se arriva un immigrato che occupa un lavoro lo sta prendendo a qualcun altro. Questa non ha alcuna, per gli economisti questa è una cosa incomprensibile. Perché appunto il motivo per cui in un paesino di montagna o a Milano, cioè ci sono più lavori a Milano, è perché c'è più gente a Milano. Quindi se noi spostassimo le persone da Milano a un paesino di montagna, dopo un po' di tempo ci sarebbero più lavori in questo paesino di montagna. Quindi le persone seguono, i lavori seguono le persone, non c'è questa idea di questi lavori fissi che,
se vengono presi spariscono, insomma. E come può aggiustarsi l'economia? In mille modi, e questo è molto, ci sono mille canali di aggiustamento, uno di quali è i cambiamenti industriali e tecnologici. E un modo in cui le economie possono reagire all'arrivo dei cubani nel 1980 è cambiare la produzione, iniziare a produrre per esempio beni che sono più intensivi di manodopera. Quindi ho bisogno, avevo smesso di produrre questi beni o questi servizi perché avevo bisogno di manodopera poco qualificata che era scarsa. Nel momento in cui arriva posso iniziare o riprendere produzioni che prima non c'erano, quindi assorbire questa manodopera qualificata. Viceversa, posso mantenere, continuare a produrre quello che sto producendo, ma posso cambiare la tecnologia che uso, quindi se ci sono più lavoratori a disposizione posso impiegare più lavoratori e meno capitale. Quindi insomma, la mia impresa agricola posso meccanizzarla totalmente o con l'arrivo di manodopera non qualificata posso rallentare questa meccanizzazione e di nuovo assorbire, aggiustare in questo modo la mia domanda di lavoro locale al cambiamento dell'offerta. E uno studio precedente dimostra che principalmente avviene questa seconda cosa, cioè non cambiano tanto le produzioni di beni o dei servizi, ma cambia il modo in cui vengono prodotti, appunto con l'esempio di aggiustare la produzione agricola a seconda di quanta manodopera ho a disposizione. Ci sono canali appunto questi che suggerivo prima, con l'esempio del ristorante, del lavapiatti, del cameriere. I nativi hanno sempre un vantaggio comparato in termini di comunicazione, conoscono la lingua, quindi qualsiasi mansione che implichi la comunicazione con clienti o con altri lavoratori nella lingua del posto, ovviamente in questo i nativi sono sempre avvantaggiati. Quello che si vede negli Stati Uniti, in Europa, in studi empirici, è che avviene questa ricollocazione, che di fatto è positiva, quindi gli immigrati entrano in lavori meno desiderabili e spingono, appunto non necessariamente nella disoccupazione, ma possono spingere i nativi in lavori leggermente migliori e di coordinamento, dove c'è bisogno per esempio di un po' più di comunicazione, non solo di manodopera, di pura manodopera. C'è l'esempio dell'offerta di lavoro femminile, la complementarietà abbastanza evidente con la forza lavoro locale e come la presenza di badanti e sitter e collaboratrici domestici immigrate ha permesso e permette alle donne, qua c'è molta evidenza per l'Italia, per gli Stati Uniti, per la Spagna, ha permesso alle donne di entrare di più nel mercato del lavoro, quindi un meccanismo che di fatto non solo gli immigrati arrivano a trovare lavoro, ma anche permettono alle donne di lavorare di più, e anche appunto siccome il numero di lavori non è fisso, il lavoro aumenta il PIL, insomma ci sono effetti positivi. Anche qui sempre con effetti distributivi, non tutte le donne ovviamente possono beneficiare di una collaboratrice domestica, di un babysitter, quindi ovviamente ci sono grosse differenze tra lavoratori molto qualificati e meno qualificati. C'è il tema del consumo, siamo appunto, che viene spesso dimenticato. Ci sono due aspetti qui. Uno, appunto, forse più ovvio, che gli immigrati sono consumatori, quindi nel momento in cui appunto arrivano, consumano beni e servizi. E questi beni e servizi devono essere prodotti da qualcuno, da noi, diciamo, noi nativi o da loro stessi. Comunque creano posti di lavoro, banalmente, anche se non fossero imprenditoriali come sono, anche se non avessero idee, anche se non portassero nuovi tipi di commercio, diciamo anche banalmente arrivando e mangiando, bevendo e dormendo, creano una domanda per case, per cibo, per servizi che crea dei posti di lavoro. Di quanto quindi fanno spostare la domanda di lavoro, come spostano l'offerta arrivando, ma spostano anche la domanda di lavoro. Di quanto spostano la domanda di lavoro dipende dalla propensione al consumo e quindi dipende anche da quanto consumano ancora del paese di ospite rispetto a quello di origine e dal loro reddito. Quanto più sono ricchi e spendono, tanto più questo è benefico per il paese degli ospiti, tanto più sono poveri, poco integrati, marginalizzati, tanto meno possono contribuire in questa direzione. Un aspetto del consumo meno ovvio è quello dei prezzi, e questo io penso di non averlo mai sentito in nessun dibattito politico. Se è vero, come prendiamo
Salvini, se è vero, lui crede, credo nel fondo del suo cuore, che l'arrivo di immigrati per forza riduce i salari, se riduce i salari vuol dire che sta riducendo i costi di produzione e quindi i prezzi dei prodotti. Il che vuol dire che tutti quelli che non sono immediatamente colpiti dalla concorrenza con gli immigrati beneficiano di una riduzione dei prezzi. Quindi tutti coloro che non facevano i lavapiatti e che si trovano, che quindi non si trovano a competere nel mercato del lavoro con l'arrivo dei marialitos, possono andare al ristorante e pagare un prezzo inferiore. Quindi c'è un beneficio. Se è vero che c'è questa riduzione dei salari, l'altra faccia della moneta è che c'è una riduzione ci dovrebbe essere una riduzione dei prezzi. Anche qui, ovviamente, con effetti distributivi, appunto, dipende come è distribuito. E assolutamente. Anche qua effetti distributivi. Lavapiatti statunitense che perde il lavoro perché arriva il marinello cubano, che non va ovviamente se non lo detto, non va al ristorante, non beneficia, perde il mercato del lavoro e non beneficia dalla riduzione dei prezzi dei ristoranti. Il dentista di Miami, non so se il dentista, diciamo il professore di economia di Miami, che ovviamente non compete nel mercato del lavoro con i marinellitos, ma va molto al ristorante, beneficerà della riduzione dei prezzi. E quindi di nuovo effetti distributivi che però vanno tenuti in conto nella valutazione. 5 minuti? D'accordo. Allora mi fermo qui, quindi lascio stare l'integrazione, ho due slide su questo. E dal punto di vista, se poi usciamo dal mercato del lavoro, guardiamo un punto di vista più globale, almeno dal punto di vista degli economisti non ci sono dubbi che la migrazione è positiva. La migrazione permette banalmente a persone che vogliono spostarsi o che più o meno o che sono forzate, parliamo dei migranti economici, che si spostano da aree a bassa produttività, dove le loro capacità, le loro qualifiche, la loro voglia di fare comunque si traduce in una bassa produttività, verso nazioni invece ad alta produttività, dove le loro stesse capacità rendono molto di più. Questo implica un aumento globale del PIL, e quindi c'è questo trillion dollar business and work, cioè l'idea che liberalizzando la migrazione si potrebbe, ci sono tante stime, addirittura il PIL mondiale potrebbe aumentare del 12%, e studi che stimano aumenti ancora maggiori. Questo in uno scenario ipotetico in cui si aboliscono le barriere all'improvviso. Ovviamente gran parte di questo aumento andrebbe agli immigrati, che per un immigrato appunto ci sono varie stime, il reddito personale può aumentare da 1 a 2 a 10 volte a seconda del paese in cui va, e chiaramente beneficerebbe moltissimo i paesi di sviluppo, astraendo completamente dai problemi sociali che poi... gli effetti residui però sono sempre importantissimi. Gli immigrati guadagnano, ma fra i cittadini dei paesi di destinazione ci sono winners e loser. Questo l'abbiamo più o meno già discusso. Ovviamente un modo di pensare più interessante, invece che bloccare l'immigrazione per aiutare i giovani disoccupati italiani, si potrebbe pensare a dei meccanismi per compensare o aumentare i giovani disoccupati italiani non qualificati a entrare nel mercato del lavoro. E d'accordo, mi fermo. Avrei una domanda su migrazione immigrata, ma non ha senso. Mi fermo. Va bene. Magari con le domande venire fuori degli aspetti che sono legati all'ultima parte. E allora, se volete fare delle domande, se potete venire qui al microfono. Se non c'è nessuno possiamo portare avanti la relazione del relatore a questo punto. Francesco. Sì. Intanto quando parlava del fatto che appunto gli immigrati arrivano e quindi, cioè come qualsiasi altra persona, consumano,
Ok, ma è stata fatta anche una valutazione di tipo qualitativo sul consumo? Questo lo dico molto semplicemente perché, non so, un mio amico farmacista che veniva dalla Nigeria 15 anni fa, siamo conosciuti, no? Così la prima cosa che ho notato era che il suo stile alimentare era estremamente diverso dal mio, per dire, questo chiaramente io 15 anni fa mi immaginavo che tutto ciò avrebbe portato un mutamento negli stili di vita e dei consumi. Insomma, il fatto che ci sono dei winners e dei losers, appunto, significa che ci sono anche dei losers. Poi, vabbè, per carità, poi sul fatto che, cioè, non lo so, perché prima diceva che gli effetti, come dire, complessivamente gli economisti li valutavano positivamente. Il PIL aumenta, ok, però sappiamo benissimo che gli economisti come valutano le cose. Cioè, voglio dire, se domani c'è un terremoto, qui il PIL aumenta in una maniera spettacolare, però poi dobbiamo valutare se la cosa è positiva o meno. E, non so, io conosco il lavoro di Bocas, lo conoscevo prima che l'amministrazione statunitense attuale lo prendesse così, e a me aveva colpito una cosa che mi aveva detto la prima volta che aveva fatto una presentazione al congresso, era stato chiamato, e siccome i congressisti sono sostanzialmente tutti, almeno negli Stati Uniti, avvocati, ok, perché lì tendenzialmente i politici sono tutti avvocati, lui è arrivato e ha iniziato dicendo: cari signori avvocati, voi quanti siete complessivamente come albo, eccetera eccetera, così detto, non so, 500.000, no? Per dire, ok, se l'anno prossimo arrivano altri 500.000 avvocati, secondo voi il vostro salario aumenterà o si ridurrà? Perché gli ha fatto questa cosa? Perché chiaramente loro, che erano avvocati, non avevano mai avuto la percezione di che cosa poteva significare un aumento sul loro salario, no? Cioè una variazione. Ecco, la mia era suggerimento così, ripeto, non ho risposte precise, però a me quella cosa lì che aveva detto Borges a me è rimasta impressa. Altri? Io distinguerei l'immigrazione rispetto al territorio da migrazione e immigrazione, perché è vero che i paesi del sud prendono quelli del sud del mondo, quelli del sud Europa prendono, cioè si spostano in paesi del nord, eccetera, eccetera, mentre quindi la manodopera qualificata o comunque culturale di un certo tipo, di ricerca scientifica, si sposta di più verso il nord, mentre preferisce sempre di più le parti più a sud. E poi l'altra variabile di cui non si tiene conto è l'automazione, perché l'automazione e la delocalizzazione ha portato via un sacco di posti di lavoro, e quindi anche questi non possono essere sostituiti dagli immigrati che vengono. E sempre pensiamo a tutti i cinesi che si sono spostati nell'Occidente e che non pagano le tasse perché hanno degli escamotage che per 2 anni non li pagano, poi cambiano l'intestazione e non li pagano ancora per altri 2 anni, e che non consumano prodotti italiani, tanto per cominciare. Sì, ci sarà l'affitto, ma nel frattempo pagano l'affitto delle case che hanno svuotato altri. L'altra, adesso mi sfugge, l'altra è di tutti i paesi che sono stati depredati delle terre, era una cosa che avevo detto stamattina, con le terre occupate agli investitori industriali internazionali, grandi investitori per l'agricoltura intensiva, che si sono spostati per forza, sono dovuti emigrare al nord, possono diventare consumatori, ma anche lì non occupano un livello di reddito, cioè
non lavorano, la maggior parte non lavora, viene tenuta nei centri di accoglienza, viene sovvenzionata, ma di fatto il reddito lo produce relativamente, il consumo rimane autoctono, nel senso che era quello, gira quello all'interno del paese, viene distribuito, non so come dire. Sono di Ivrea e conosco bene l'esperienza di Vettiano. Faccio anche l'architetto, sono solo un architetto, faccio l'insegnante e negli anni in cui una fabbrica di automobili a Torino importava molta manodopera da sud al nord, Adriano Olivetti, ma anzi già qualche anno prima, costruiva due fabbriche al sud che poi sono diventate, le conosco insomma, anche per questioni familiari, De Fiorello Occhiello a Pozzuoli e un'altra. A questo punto, a costo di passare per il Salviniano che non sono nella sala, mi chiedo, non vale la pena, almeno per un certo tipo di manodopera, forse un po' meno qualificata, perché poi per quella qualificata oggi è ovvio che ci sono dei centri di eccellenza, uno vuole andare a fare ricerca negli Stati Uniti per modi. Però per alcune realtà non può valere la pena di pensare di portare il lavoro in determinati posti dove non c'è, piuttosto che non accentrare lavoratori in aree che poi possono anche creare problemi o comunque insomma, hanno studiati gli aspetti inerenti alle grosse urbanizzazioni, cose di questo tipo. Io avevo una domanda e poi penso sarà più chiara quando farò la mia dichiarazione, che può sembrare in completo contrasto con la tua, ma in realtà diciamo così non lo è, solo un punto di vista diverso. Hai chiuso dicendo che invece di bloccare l'immigrazione è meglio, è più efficiente, si genera più valore, diciamo così, se si attivano meccanismi compensativi per risarcire i perdenti, per così dire, prendere da vincente e risarcire i perdenti, con investimenti pubblici o altre forme di diciamo, istruzione, no? Per farli ricollocare nei segmenti lasciati liberi dall'occupazione diciamo, che è stata presa. È un argomento che ha una sua forza ovviamente, assomiglia moltissimo a quello sul commercio. Infatti tu all'inizio della relazione hai detto che spesso si parla di immigrazione e che il commercio ha molto a che fare con l'immigrazione. L'argomento sul commercio è esattamente strutturalmente uguale, no? Il commercio ha vincenti e perdenti, quando si apre il commercio internazionale dei settori vengono diciamo così, indeboliti dalla competizione che si attiva, dall'abbassamento delle barriere economiche o anche normative che si attiva, quindi si viene spiazzato, nello spiazzamento questo, le risorse che sono occupate in quel tipo di produzione si devono ricollocare in un'altra produzione diversa, nel ricollocarsi hanno bisogno spesso di aiuto perché diciamo localmente c'è un perdente, sia in termini di investimenti fissi, sia in termini di risorse umane. Questo argomento sta in tutti i manuali di commercio internazionale, per esempio il manuale di Krugman, il punto cruciale dice sì, ci sono perdenti, ci sono vincenti, invece di fermare il commercio quello che bisogna fare è prendere le risorse da chi ha vinto e distribuirle a chi ha perso. Poi sta a te capire quanto ha vinto, quanto ha perso. Immagino conosce l'argomento di Roderick che dice che c'è un fattore, diciamo, cioè, si sposta, in realtà lo spostamento è fatto 100 lo spostamento, uno perde 95, uno vince 105, cioè c'è uno spostamento gigantesco e una vittoria molto piccola. Ora, questo argomento nel nostro contesto
di contenimento della spesa pubblica, di eliminazione di tutti i meccanismi redistributivi, eccetera, eccetera, quanto è realistico? Ecco, sì. No, grazie per le domande. Allora, io ho due cose. Primo, che quello che vi ho presentato è quello che più o meno quello che io penso sia lo stato dell'arte di quello che più o meno gli economisti pensano su questo su questo tema. Poi c'è quello che è il mio punto di vista. Il mio punto di vista, cioè, in generale, è che non c'è nessun. Si può discutere dell'opportunità dell'immigrazione quanto si vuole. Secondo me è abbastanza fuori discussione che il mercato del lavoro non è il tema principale. E si può discutere, per esempio, di aspetti identitari. Consumo di beni italiani, il crimine, come vogliamo la nostra società, il mercato del lavoro non è l'aspetto principale da considerare, ma perché non viene considerato in generale dagli economisti o perché tu non lo puoi considerare? Io che ci sono dei danni così evidenti anche sui loser, adesso arrivo sui loser, da giustificare l'intenzione di bloccare l'immigrazione, che poi vengo alla tua domanda, ha un costo da cui si astrae sempre, ha un costo enorme, fermarlo. E quindi, diciamo, nel mercato, guardando il lavoro, non c'è questa evidenza che è una priorità numero uno ridurre l'immigrazione per evitare gli effetti negativi sul mercato del lavoro, perché non si trovano questi effetti così negativi, bisogna andarli a cercare, sono molto limitati, non è ovvio che ci siano. Tutti gli studi trovano gli effetti media nulli, ci possono essere gli effetti redistributivi, quindi secondo me non è lì che si combatte la battaglia, perché non c'è evidenza di questo. Dopodiché si può combattere una battaglia che secondo me è più corretta, non usando argomenti relativi al mercato del lavoro che non ci sono, ma usando argomenti più identitari, quindi qual è la società che voglio, che cosa voglio, come voglio vedere la mia società, e in base a quello io esprimo il mio voto e decido come spendere i soldi, se voglio meno immigrati, perché voglio una città più coesa, più omogenea, meno conflitti. Questo è il punto, che non c'è nessuna evidenza che sostenga un argomento sul mercato del lavoro. Primo, perché non si vede. Andiamo ai loser. I loser esistono anche prima. Cioè, i loser, è brutto chiamare il loser, cioè le categorie svantaggiate che entrano in diretta competizione con persone appena arrivate, che non conoscono la lingua, che non hanno qualifiche o che hanno qualifiche non riconosciute, le persone cittadine che entrano in competizione sono l'espressione di un fallimento della politica, della società, dell'economia che preesiste all'immigrazione, questo è il mio punto di vista. Quindi la persona che, nonostante il welfare italiano, non è istruita, è in coda per la casa popolare, non è mai stato occupata, è un fallimento che non viene causato dall'immigrazione, ma preesiste e che va affrontato, ovviamente, un tema di politica enorme che va affrontato prima. L'immigrazione può al massimo, ovviamente, enfatizzare la sofferenza di queste aree svantaggiate della popolazione, che però, ripeto, non sono nate con l'arrivo dell'immigrazione. Chiaramente, se sono disoccupato, senza istruzione, senza qualifiche, in fila per la casa popolare, in una società dove ci sono poche case popolari, gli immigrati non fanno che esacerbare il loro stato di malessere, ma la causa non è loro, quindi togliere, ometterli, che è poi l'altro aspetto del problema. Se gli immigrati non hanno grossi effetti, toglierli e metterli non cambierà molto. Questi disoccupati che sono in fila per la casa popolare, che non hanno lavoro, togliere gli immigrati non trovano un bel lavoro. Cioè, non è ovvio, perché appunto se non ci sono effetti fortemente negativi, è anche vero che se togliamo tutti gli immigrati non succede un disastro. Quindi possiamo guardarlo dall'altro, da un punto di vista più di riduzione. Quindi il mercato del lavoro, almeno se è stato quello che gli economisti possono vedere, non è il centro del dibattito, nel senso che il dibattito si trova fuori. Quindi dopodiché possiamo concordare, cioè
non con me, ma potete, possiamo concordare politicamente che preferiamo avere meno immigrati, che io come economista vi dico ok, non succederà molto sul mercato del lavoro, ci sarà qualche donna che non riesce a trovare una babysitter e starà a casa, se questa è la società che volete, perché questo però ci evita di avere altre cose che non ci piacciono, va benissimo, però appunto il dibattito non è lì. Chiaramente gli economisti valutano gli aspetti economici, io sono un grande sostenitore del fatto che ognuno faccia il suo mestiere, quindi cioè, prendo il tuo punto pienamente, ma non è, cioè, io faccio curiosamente solo quello che si fa dal punto di vista professionale, poi faccio anche il padre, faccio altre cose senza avere una formazione, però appunto chiaramente l'economista penso deve dare risposta sugli aspetti economici. E quello che io ti dico da economista è che il dibattito andrebbe, insomma, è spostato almeno fuori dal mercato del lavoro. E, tornando al tema appunto di compensare il loser, appunto, la mia visione è questa, cioè queste fasce svantaggiate ci sono e hanno a che fare con fallimenti vari a vari livelli della politica. L'immigrazione è un elemento che può esacerbare questi aspetti, ovviamente, e fermare l'immigrazione ha dei costi grossi, come chiudersi al commercio internazionale, che vanno considerati. Quindi noi possiamo decidere di chiudere l'immigrazione, perché dobbiamo spendere dei soldi che potremmo spendere in altre cose, nel contrasto all'immigrazione, nel rifiutare l'accesso agli immigrati, possiamo fare come il Regno Unito, cioè possiamo uscire dall'Unione Europea, questo chiaramente il Regno Unito porterà ad avere forse meno immigrati, ha un costo e su questo punto si può discutere, si può votare, però appunto non si può raccontare che sia un'opzione senza costi, come quello. No, perché appunto nella valutazione va tenuto conto. Quindi se ci sono questi costa meno, cercare di compensare queste persone perdenti, o cercare in realtà di evitarle, perché appunto il parallelo con trade esiste, perché immigrazione e trade sono sostituti, e poi arrivo alla delocalizzazione, ma la differenza è che con trade quello che succede è che ci sono effettivamente settori che improvvisamente arriva la competizione cinese, c'è un intero settore che viene colpito. Con l'immigrazione è molto meno ovvio, perché se è così, le persone che vengono colpite sono già persone in sofferenza, in qualche modo, perché appunto sono, secondo me, espressioni di vari fallimenti a vari stati della politica. Quindi la domanda è appunto, mi conviene chiudere l'immigrazione con tutti i costi che questo ha per evitare che ci siano degli svantaggiati che perdano ancora di più, o è meglio pensare ad aprirsi e però pensare a più politiche distributive e a evitare che si creino fasce svantaggiate nella popolazione. E ultimo risposta, se facciamo due interventi sulla delocalizzazione e l'automazione. L'immigrazione contrasta queste tendenze, cioè perché appunto l'arrivo degli immigrati messicani a skill negli Stati Uniti permette di non delocalizzare, insomma ci sono anche studi che lo mostrano, e permette di ridurre l'automazione. Cosa vogliamo? Questo è un dibattito politico, non economico. Cosa vogliamo? Preferiamo avere delocalizzazione e meno immigrati, o preferiamo avere più immigrati qui che fanno e mantenere le fabbriche qui? Preferiamo avere più automazione, che chiaramente ha una serie di effetti positivi sull'innovazione, o preferiamo avere meno automazione e più manodopera, cioè tradizionale? Queste sono l'immigrazione, di fatto va in contrasto a questo, quindi se noi avessimo la disponibilità di lavoratori non qualificati, rallenta l'automazione e rallenta la delocalizzazione, proprio perché riduce l'incentivo a farlo. Perché la produzione è stata proprio delocalizzata, cioè soprattutto in un paese come l'Italia, dove la maggior parte della produzione a sua scala è stata delocalizzata. Sì. Anche l'agricoltura industriale ha creato il suo guasto, perché ha occupato territori che prima venivano occupati da migranti che sono stati. No, ma certo, ma però tutto questo non ha nulla a che fare con l'immigrazione, cioè, che è anche uno dei problemi con l'immigrazione, cioè dobbiamo cercare di distinguere se è avvenuta una delocalizzazione, questo non ha nulla a che fare con l'immigrazione, quindi noi possiamo ridurre, aumentare l'immigrazione e non cambierà. Quindi anche questo, il mio invito è sempre a
attribuire agli immigrati le colpe che hanno, non, quindi c'è stata la deurbanizzazione, c'è stata se non altro gli immigrati potrebbero ridurre, perché c'è evidenza che riducono questo trend della deurbanizzazione e automazione, proprio perché riducono l'incentivo degli imprenditori a deurbanizzare e automatizzare. Dopodiché appunto se non hanno, se la deurbanizzazione come è iniziata prima, non è... Purtroppo dobbiamo chiudere, però pensavo magari se potevate parlarvi, c'è possibilità di chiarire. Sì, 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 e iniziare.